Sai cos'è il patto di stabilità? No. Non sai nulla sul patto di stabilità? Assolutamente. Non so dirle di preciso. Intanto so che hanno tagliato i fondi ai comuni. Però non sa cosa sia questo patto di stabilità? No, no, proprio no. Non mi occupo di queste cose, mi dispiace. Scusi, non posso, ho poco tempo. Tu sai cos'è? Ma sai cos'è il patto di stabilità? No, non lo so, perché io non sono di qua, quindi non so, non posso essere d'aiuto. Ma patto di stabilità riferito al governo comune, o al comune? Al comune, al provincia. Comune non ho valida idea. No. Non lo so proprio cosa sia. Grazie. Sa quello che tiene chiuso una volta a settimana come una festa? Sì, perché non gli caschei, credo. Lo sa cos'è il patto di stabilità? No, non so, da lo sanno. Se sa cos'è il patto di stabilità, ho visto qua che c'è chiuso il comune, lei sa cos'è il patto di stabilità? No, non lo so. Non lo sa? Non lo so, grazie. Non lo sa. Sa cos'è il patto di stabilità? Sì, sì, lo so. Ce lo può spiegare? È che il trasferimento dei comuni non danno i soldi che hanno bisogno. E come mai questo non si sa? È perché il governo deve governare da chi? Finché non verrà, non passerà la legge sul federalismo della Lega, non ci saranno queste situazioni. Grazie. D'altronde è giusto così, che faccia uno sciopero. E sa quanti vigili ci sono qua, lo sanno? No. Tre vigili. Gli operai comune ce ne sono quattro. E non possono assumere. Per fortuna ci sono i volontari. Per fortuna la gente si dà anche da fare. Però se aspettiamo Roma che ci danno qualcosa, non avremo mai. Diventa dura. Diventa dura. Bene, amici di Io Bianco Nero, noi cerchiamo di renderla meno dura questo interrogativo, il patto di stabilità. Insomma, in qualche maniera cercheremo di dare delle risposte a una nebulosa giornata di nebbia, ma anche a una nebulosa, insomma, opinione, oppure la non opinione che si ha di questo patto di stabilità. D'altronde io non è che mi sento di dare delle colpe a questi cittadini, ci mancherebbe altro. Io mi sento nelle stesse identiche condizioni, perché evidentemente studiare il patto di stabilità, insomma, non è cosa semplice, è cosa da alta finanza, da grandi commercialisti, però con i nostri ospiti cercheremo di fare un po' di chiarezza in più. Intanto un saluto. Chiaramente per questa prima puntata rigorosamente in diretta va all'onorevole Manuela Lanzarin, sindaco di Rosà, oltretutto. Grazie. Buonasera. Per essere con noi. Dino Secco, vicepresidente della provincia di Vicenza, grazie Dino per essere con noi. Buonasera. Colui che ha mosso questo vespaio, Gilberto Trevisan, che ha chiuso questo comune. Grazie per essere con noi. Buonasera. Allora, Gilberto, a tutti. Hai sentito delle risposte, poi parleremo anche con Manuela, che lei ha il polso della situazione a Roma. Il patto di stabilità, la gente in pratica non sa cosa sia, anche l'ultimo che sembrava forse un po' più ferrato, insomma ha fatto un po' di confusione, ma poveri, non è colpa dei cittadini, forse non è neanche colpa vostra, però c'è un dialogo che credo che sia troppo politichese, allora poi dopo ci lamentiamo che la gente sia così lontana dalla politica. Cerchiamo con questa puntata e con queste puntate di usare un linguaggio più semplice possibile. Patto di stabilità non vuol dire
che ci sia la colpa dei sindaci, è un problema che sostanzialmente si fa sentire, specie per quei comuni che dicono che siano i più bravi, insomma. Diciamo che è quello che si cercava un attimo di dimostrare, no? Perché dall'intervista me lo aspettavo che era così, è allucinante, ma lo sanno anche i miei colleghi, il cittadino non può sapere, ma non può sapere, andando oltre, nemmeno quali sono gli effetti del patto di stabilità. Non si rende conto che gli effetti del patto di stabilità alla fine cadono sul cittadino, è lui che paga il prezzo più caro. E il fatto di creare questa provocazione era proprio per sensibilizzare e capire, far capire, guardate che se certe cose i comuni in questo momento non le possono fare, è perché ci sono queste regole da rispettare, che personalmente lo dico a nome anche di miei colleghi, io non sono mica contrario al patto di stabilità, Bisogna adottare queste regole, bisogna cercare di mettere mano a quella che è la situazione del nostro paese, qualcosa bisogna fare per cercare di sanare questo grande debito pubblico. Dico soltanto che molto probabilmente un'unica medicina per curare tutte le malattie non può andare bene. Diciamo che parte da lontano questo patto di stabilità, onorevole, parte ancora dal 1989, poi dopo viene in pratica diciamo così, razionalizzato nel 97 con coloro che hanno aderito alla moneta unica. Però croce delizia, voglio dire, è qualcosa di importante, perché chi ha aderito al patto di stabilità tra i governi, membri del Parlamento europeo, hanno dato garanzia di sostenibilità in qualche maniera. Quindi vorrei che la gente capisse che sì, è una cosa che sta creando degli imbarazzi, ci sono dei margini di miglioramento, mi pare che questo si possa vedere anche dagli atti, però in Italia, se stiamo abbastanza bene rispetto ad altri paesi, è proprio perché questo patto di stabilità in qualche maniera ha consentito alle banche di non esigere subito i crediti, quindi lasciare un po' di spazio anche a coloro che lavorano. Poi andremo a vedere chi purtroppo in questo momento, insomma, per questo patto di stabilità non sta lavorando. Sì, cioè, sicuramente il patto di stabilità nasce da lontano e quindi non è qualcosa dei nostri giorni. Ricordiamo anche che il patto di stabilità viene applicato solo ai comuni sopra i 5.000 abitanti, quindi sono pochi rispetto agli 8.000 comuni che ha l'Italia, perché la maggior parte dei comuni sono sotto i 5.000 abitanti. Quindi c'è questo balzello, lo chiamiamo balzello, lo chiamiamo imposizione, ce l'hanno solo i comuni sopra i 5.000 abitanti. Di anno in anno, o meglio di legislatura in legislatura, diciamo, si è tentato di mettere mano e quindi di cercare di semplificare, cercare di alleggerire tutti i vari parametri in modo da creare delle regole che permettano ai comuni più bravi o più virtuosi, insomma, di avere maggiore respiro rispetto a quelli che invece normalmente non hanno seguito queste regole, quindi non hanno applicato quelli che sono i parametri appunto imposti dal patto di stabilità. È verissimo che con il patto di stabilità, lo vediamo poi soprattutto nell'ultimo anno, ha permesso all'Italia, al nostro paese, di non fare la fine che hanno fatto appunto molti paesi europei, ricordiamo la Grecia, l'Irlanda, e quindi sicuramente è una cosa pesante per i comuni. Io ho anche il duplice compito, quindi lo capisco effettivamente in prima persona che è pesante per i comuni, che non possono dare tutti i servizi che dovrebbero e vorrebbero dare, che non possono assumere. Noi ricordiamo che i nostri comuni sono tutti sotto organico e quindi potremmo, in base a quelli che sono il numero degli abitanti eccetera, avere altro personale, che poi può essere personale per i vigili urbani piuttosto che gli operai piuttosto che qualcos'altro, ma per determinati parametri non lo possiamo fare. E quindi sicuramente questo, insomma, non è giusto, è equo, però ha servito per il momento per far funzionare e comunque per rendere stabile in questo momento il nostro paese, questo bisogna ricordarlo. In un certo qual modo, parlava del 5.000, però se questi comuni con meno di 5.000 abitanti non hanno, diciamo così, i conti a posto, in qualche maniera vengono rimessi in gioco, insomma, anche a loro gli vengono fatti dei tagli. Però siccome questa è una legge europea che poi attraverso lo Stato è stato un patto con le regioni, le province e i comuni, Dino, bisogna dire anche che i comuni virtuosi hanno dei soldi in cassa, li hanno saputi risparmiare, però non possono spenderli, poi in soldoni è questo, e quindi se non possono spendere i soldi, mi viene in mente anche per delle strutture, infrastrutture comunali, insomma il volano fa fatica a partire. Questo intoppo come si potrà in qualche maniera, diciamo così,
stoppare, non so, trovi tu il verbo giusto, cioè di dare questo volano, dargli un giro che possa poi proseguire per chiaramente dare della possibilità a coloro che hanno imprese, lavoratori, di poter gestire anche e usufruire di questi beni, di questi soldi. Ma io vorrei fare degli esempi, perché forse dagli esempi si capisce un po' meglio. La provincia, che è soggetta al patto di stabilità, in questo momento ha in cassa 50 milioni di euro. Che non può spenderli. Perché? Perché il patto di stabilità, che è iniziato a funzionare nel 2008, diceva: tu, ente, comune, provincia, regione, a parte lo Stato che dà sempre meno soldi, devi spendere meno 10% rispetto a quello che hai speso nel 2007 di cassa. Cos'è successo? Che è il meccanismo che è un po' sbagliato. Perché la provincia di Vicenza nel 2007 ha come competenza impostato lavori per 200 milioni di euro. I pagamenti sono stati effettuati nel 2008, 2009, 2010, eccetera. Noi come cassa nel 2007 avevamo 90 milioni. Giustamente. Allora la legge del patto di stabilità dice: tu nel 2008 devi spendere 90 milioni meno 10%, 81 milioni. Cos'è successo nel frattempo? Che avendo impostato lavori per 200 milioni, nel 2008 hanno cominciato ad arrivare le fatture di lavori fatti. Per cui noi non eravamo in grado, pur avendo i soldi, di pagare, eccetera, eccetera. Quelli che invece, se noi avessimo avuto, sapendo le cose, la possibilità di pagare già nel 2007 con gli anticipi, eccetera, e avessimo speso tutti i 200 milioni che avevamo, adesso avremo tanti di quei soldi da spendere che non sapremo nemmeno noi dove trovarli. Perché è lo stesso discorso che è successo quando lo Stato è passato dalle tasse di famiglia ai contributi statali. Sono state eliminate le tasse famiglia, messo l'IRPEF, i contributi statali. I comuni che mettevano tante tasse, facevano tanti servizi, per esempio i comuni dell'Emilia Romagna che avevano i trasporti, le scuole materne, il servizio del psicologo, degli assistenti sociali, rispetto a noi, che noi avevamo ancora la mentalità della formichina, di non spendere tanti soldi e quindi per non incidere sulle tasse di famiglia delle varie famiglie, eccetera, eccetera. Quando sono state eliminate le tasse famiglia, lo Stato ha detto: bene, tu cosa prendevi dalle tasse famiglia? 100. Io ti do 100. Tu cosa prendevi? Cosa spendevi? Io spendevo 300. Bene, ti do 300. Ecco, è lo stesso discorso adesso del patto di stabilità. Purtroppo i principi sono giusti, come diceva giustamente Trevisan, e tutti sono d'accordo che bisognava bloccare. Ci sono dei correttivi. È il meccanismo che... Ecco, allora Gilberto, vince un po' da quello che ho capito, vince la cicala. Sì, no, diciamo che quello che Secco ha appena spiegato a livello provinciale è quello che succede in maniera minore, ma il meccanismo è sempre quello anche nei piccoli comuni. Nei piccoli comuni giustamente sono l'ossatura che va dai 5.000 ai 15.000 abitanti, che sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto. Sono quelli che fanno stare a casa le nostre aziende di casa. E per assurdo, aziende che hanno lavorato, ditte che hanno vinto delle regolari gare d'appalto, lo sapevamo perché i soldi c'erano e le coperture esistevano, perché i comuni non fanno deficit. Noi comuni abbiamo iniziato bene, non c'è problema su quello. I soldi ci sono, perché è impossibile che un comune possa indire una gara se non c'è la copertura economica. Ma voglio capire, questi hanno lavorato e non li possiamo pagare, sì, come ha detto... Ci potrà essere una richiesta a parte di voi comuni da portare a Roma anche per dare dei correttivi? Le tue richieste quali sono? Beh, la nostra richiesta è che si riveda un attimo il meccanismo, che si faccia un distinguo da quelle che sono le situazioni di comuni, perché non è vero che siamo tutti messi nella stessa cosa. Guarda, io per esempio stasera sono qua, io non ho problemi per il mio patto di stabilità, io lo chiudo benissimo, nel senso, benissimo, un attimo, con fatica, con sacrifici, con aziende che stanno aspettando i soldi, con cittadini che hanno rinunciato a richiedere e a pretendere i servizi. Io lo chiudo perché rispetto le regole. Mi sto preoccupando semmai per il 2011, ma fuori ci sono colleghi miei
che non riescono a firmare il bilancio del 2010, questi sono già impiccati, voglio dire, io non sono ancora impiccato, ma ho colleghi che sono già col capo al collo, che allora non ce la fanno a chiuderlo. La cosa giusta è che poi dopo chi non firma questi bilanci in tempo, insomma, va veramente incontro a dei grandi mal di pancia, insomma, no? Sicuramente, cioè, questo ecco, è ovvio. Ma la domanda che voglio porre a quello che è la politica, si sa, la politica è una macchina molto burocratica, insomma. Però questo sarebbe, questo patto di stabilità, le aziende in qualche maniera lo sfruttano da decenni perché chiudono i loro compensi, poi ci sono i dividendi in qualche maniera si distribuiscono tra i soci o tra coloro che hanno, diciamo così, in qualche maniera alimentato questo profitto e quindi, a Dio piacendo, vanno avanti, che reinvestono in azienda oppure si dividono gli utili. Ecco, questo non si può fare nella politica. Credo che questo sia comunque un grosso handicap. Sicuramente, allora, porre il modello imprenditoriale e privato in politica, sappiamo che siamo su due campi totalmente diversi. La politica, l'amministrazione pubblica ha delle regole che devono essere quella dell'efficienza, della trasparenza e quindi noi poi anche i nostri bilanci andiamo a redigerli sotto questi principi. È chiaro che il patto ora, come è strutturato, è un patto effettivamente molto rigido che crea grossissimi problemi. L'ultima, diciamo così, tentativo che è riuscito anche è stato quello di porlo su base triennale e non più su base annuale, quindi ha dato un respiro di sollievo minimo, però qualcosina ha dato. Si è operato e si sta cercando, si continuerà anche di cercare di mettere dei parametri che premiano quei comuni che sono sotto organico, nel senso che hanno comunque minori dipendenti rispetto a quelli che potrebbero avere in base alla pianta organica, quindi in base al numero degli abitanti, in modo che ci siano quelli correttivi, diciamo, che permettano effettivamente di dare giustizia e equità rispetto a chi effettivamente gestisce la cosa pubblica da buon padre di famiglia. Però non è facile perché purtroppo ci siamo trovati in una situazione internazionale e europea di un certo tipo, per cui chiaramente chi ha i cordoni della borsa, in questo caso il ministro Tremonti, sappiamo essere molto ligio, molto attento e quindi molto preoccupato nel far contenere effettivamente il sistema. Io guardavo qua alcune cifre, no? Vediamo qua Rovigo, al di sotto dei 400.000 abitanti, hanno dei parametri diversi da Vicenza, che è oltre i 400.000 abitanti. La provincia di Vicenza è molto grossa, insomma, in qualche maniera. È una provincia che non rischia anche con i nuovi parametri e la soppressione. Però io una domanda che faccio a lei, onorevole, poi dopo la giro anche all'amico Secco, bisogna fare poi dopo un distinguo, no? Patto di stabilità va da sé che è una cosa giusta in qualche maniera, bisognerà cercare di, come diceva giustamente Gilberto Trevisan, di fare qualcosa, perché sennò il volano non gira. E federalismo fiscale. In questo momento vediamo che il federalismo fiscale è un federalismo fiscale al 20% in qualche maniera. E demandare tutto alle regioni, potrà questo anche cercare di far sì che le regioni assumano meno e forse si sprechino meno soldi? Ma sicuramente una suddivisione di quelle che sono le responsabilità, i compiti, da sempre determina quindi una maggiore oculatezza, se vogliamo, nelle risorse, nelle spese. Cioè, per far capire, mi scusa, le interrompo alla gente da casa, perché c'è la signora Maria di 80 anni che bisogna dirgli le cose come stanno anche quando non si è in campagna elettorale, no? E quindi è un po' come una famiglia, diciamo, la regione. Alla fine questa famiglia sarà a diritto coloro che poi dovranno spendere i loro soldi in qualche maniera. Alla fine, cioè, nel senso che le risorse prodotte, diciamo, qui nei territori verranno riimpiegate dopo un processo lungo che non sarà il processo di domani, diciamo così, perché sappiamo che il federalismo è un processo comunque che purtroppo non può essere applicato domani, e questo è un altro problema, perché nel senso che noi il problema ce l'abbiamo contingente adesso con i patti di stabilità, con redigere i bilanci, e il federalismo sappiamo che è una cosa sicuramente giusta, importante, ormai imprescindibile, ma che non può concretizzarsi domani. E quindi è un percorso lungo che però alla fine determinerà che le regioni possano trattenere le proprie risorse e poi dare i servizi ai propri territori e alla propria gente. E una cosa però sul patto di stabilità, visto che abbiamo chiamato in causa le regioni,
Una cosa molto importante che so che la Regione Veneto sta valutando, la Regione Lombardia l'ha già fatta e questo potrebbe in qualche modo dare una mano, è quella di redigere un patto di stabilità regionale che poi dia dei parametri diversi, quindi in modo da rendere in determinati campi più facile anche per i comuni poi giostrarsi. La Lombardia l'ha già fatto, la Regione Veneto l'ha più detto, il governatore appunto, che stavano studiando un provvedimento di questo tipo che sicuramente non risolverà, perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito e quindi che questa sarà la soluzione di tutti i comuni, di tutte le problematiche che abbiamo, ma però potrà in qualche modo venire incontro ad alcune problematiche. Questo vuol dire che passetto dopo passetto arriveremo sicuramente a quella famosa, diciamo così, autonomia, quella famosa indipendenza anche economica, diciamo, dallo Stato centrale. Però è un percorso da costruire che allo stato attuale dobbiamo comunque sopportare dei sacrifici, dico, e non è facile spiegarli questi sacrifici ai nostri cittadini. Immagino. Perché io da sindaco dico a volte, e penso che il collega, ma anche il vicepresidente, è difficile spiegare all'assessore, dire no, guarda, non possiamo fare questa cosa, dobbiamo tagliare questo capitolo, ed essendo dentro e quindi conoscendo la macchina dovrebbe essere più comprensibile, non è facile. Quindi immagino i cittadini, certo, dire ma cosa sta succedendo, ma i soliti sindaci si intascano i schei, insomma, poi c'è vedono, poi sicuramente non ci aiutano gli esempi che vediamo, che a Napoli bandiscono i concorsi per 500 400 dipendenti eccetera, e qui non riusciamo a prendere lo stradino oppure il vigile, insomma. Beh, alla lunga credo che paghi l'onestà intellettuale, voglio dire. Di no, mi è piaciuto però l'onorevole Lanzarin, sai perché? Pur essendo leghista, mi pare, non ha fatto lo slogan federalismo subito, è stata molto oculata, precisa, a dire guardate, la strada è lunga, è un percorso culturale quello del federalismo. Bisogna stare anche attento a dire alla gente che è dal bar, dice federalismo subito i nostri schei, i nostri soldi. Non è così semplice, è un percorso che assolutamente condivide e vediamo condivisi tutti e tutte le parti politiche, però è un processo culturale molto importante, una grande, io credo che forse sarà la grande rivoluzione del XXI secolo. Sì, perché il federalismo è sia nelle entrate ma è anche nelle uscite, perché nelle entrate, facciamo l'esempio, la provincia in questo momento L'80% delle sue entrate è dato dalla tassazione dei propri cittadini. Vengono tassate sulle auto, sui rifiuti e sull'energia elettrica, e questo comporta per la provincia un'entrata dell'80%. Anche le altre province hanno la stessa cosa, quindi le entrate sono similari. La differenziazione è sulle spese, dove un giorno di ospedale qui da noi costa 100, nel sud costa 300. E qua che il federalismo ci saranno letti serve, più comodi. Eh? Ci saranno letti più comodi. Sì, no, ci saranno il problema, per esempio, di decine e decine di ospedaletti da 70 posti letto che comportano cifre spaventose, che mentre noi qui in Veneto siamo riusciti a chiudere nel corso degli anni, nel sud per esempio ci sono ancora lì e comportano spese enormi a carico dello Stato. Ora federalismo è che anche loro devono chiudere questi ospedali, oppure se vogliono tenerli aperti, ecco il bene del federalismo, devono trovarsi risorse alternative e arrangiarsi. Ecco, credo che è... Gilberto sia chiaro, no? Allora continuiamo a parlare di patto di stabilità per non perdere la tematica della puntata di oggi, però credo che quello che ha detto Lanzarini per me è qualcosa di importante, il processo culturale. Questo processo culturale credo che dobbiamo interpretarlo alle persone comuni, alla signora Maria, al signor Antonio, sì, che infatti, forse hanno perso un po'. Allora mi fa piacere che tu abbia detto, mi hai piaciuto quello che ha detto l'onorevole Lanzarini, ma l'onorevole Lanzarini è un sindaco in secondo mandato come sottoscritto che ha il contatto con quello che sono le problematiche dei cittadini. Noi li abbiamo lì in prima linea, siamo lì che rispondiamo con la nostra faccia. A posto abbiamo chiamato, ci mancherebbe. E perciò è quella la paura che, certo, che c'è, che non riusciamo a far capire al cittadino. L'avete vista prima le interviste, no? Non sanno mica niente, non sanno cosa è il patto di stabilità. E si corre il rischio che tutti quanti i mali di questo mondo cadono sulla responsabilità del sindaco. Ecco, perciò... È chiaro, allora, che adesso manderemo una piccola pausa pubblicitaria perché anche noi abbiamo bisogno di magnà.
Poi dopo affronteremo anche il discorso, perché tanti, e anche tanti sindaci, e questo mi spiace un po' perché dovreste difendere di più la categoria, uno parla male dell'altro, l'altro parla, e anche tanti giornalisti, li metto in mezzo anch'io, insomma ci piace far bagarre, ci piace mettere uno in contrasto con l'altro, forse sì che le litigate sì. possono crescere l'audience. Noi non ce ne frega niente dell'audience, andiamo avanti per la nostra strada, ma 30, 60 secondi ce le permettete, siete d'accordo? Allora andiamo via con un piccolo assaggio pubblicitario. Sono Romano Cornale, testimone aspiratore per l'Italia dell'Agostino Bravo Rei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenbier. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centro Servizi Autofficina Sandri. Specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Ben rientrati in studio. Allora, onorevole, si parlava prima dei sindaci, un po' uno si parla male con l'altro, noi giornalisti certo non è che vi risparmiamo, siamo una categoria tante volte, però mi viene in mente... Ci stuzzicate. Sì, ma non va bene, non va bene. Cioè, insomma, io credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, poi dopo credo anche che la gente debba capire che se un politico è un eletto, visto e considerato che la lingua italiana ha ancora un valore, vuol dire che è eletto perché è stato eletto dal popolo, e quindi... chiaramente si deve elevare rispetto al popolo stesso e quindi va rispettato in ogni sua forma fino alla fine del mandato. Quindi credo che mettere zizzania oppure inserire sempre il sospetto sia la cosa più sgradevole che un giornalista o un cronista, come nel mio caso, possa fare. E quindi credo che questo debba essere rimandato anche ai nostri telespettatori, che diffidino insomma dalle liti o diciamo così dai fuori onda che non portano nulla e a nessuno. Mi viene in mente che in questi giorni, prendendo il comune di Bassano del Grappa, che in qualche maniera ci ospita come comune, qua siamo a Povere del Grappa, ho sentito che c'è una provocazione, credo, anche del sindaco Cimatti, che vorrebbe vendere delle cose pubbliche, cioè delle cose del comune, per poter, diciamo così, o rimpinguire il conto del patto di stabilità che non gli consente di, oppure addirittura per delle opere. Non credo che sia sbagliato, perché la legge non lo vieta. Leggendo un po' le carte del patto di stabilità, è un po' come un buon padre di famiglia, tra virgolette, che dice: guarda, vado in banca, chiedo un prestito per ristrutturare la casa, oppure perché sono in leggere difficoltà e vendo un arredo. Ecco, potremmo dirla anche così, secondo lei? Ma allora, così facciamo capire un po' anche ai cittadini. Le opere pubbliche, ossia i lavori pubblici, quindi dall'asfaltatura alla scuola, alla mensa, alla pista ciclabile, eccetera, che i comuni possono fare, sono quelle opere che vengono finanziate da risorse in conto capitale, no? Che non sono quindi le spese correnti. E le risorse in conto capitale da dove arrivano, cioè dove arrivano i finanziamenti per fare queste opere? O sono alienazioni, quindi di proprietà che i comuni hanno, o le province, o le regioni, insomma poi chi fa l'opera, o sono derivanti dai cosiddetti oneri di urbanizzazione, che sappiamo che sono gli oneri che il cittadino dà al comune quando trasforma un'area, quando fa un fabbricato, da contributi che possono essere contributi regionali, provinciali o di altro tipo, e queste sono le forme di finanziamento che ci sono, no? Allora è chiaro che se non arrivano forme da un tipo, non arrivano forme dall'altra, si cerca di inventare, di trovare quelle risorse.
e quindi è fattibile e possibile anche, diciamo così, se ha del patrimonio, cercare di alienarlo. Oggigiorno, diciamo la verità, non è neanche semplice, perché sappiamo che il mercato immobiliare, insomma, è abbastanza, insomma, fermo in questo momento qua. È chiaro che poi bisogna fare dei distinguo tra dei beni che hanno anche un valore importante, perché si trovano in posizioni strategiche, perché hanno un valore affettivo per la cittadinanza, e altri beni invece che possono essere alienati e con le risorse si possono fare appunto delle opere pubbliche. Credo che Bassano, nei beni che aveva messo, ci sono dei beni che effettivamente possono essere dei beni che diventano dei beni importanti da riutilizzare per la cittadinanza, ma c'è anche un valore affettivo che i bassanesi hanno, e quindi insomma questa è la reazione sicuramente che ha destato, mi sembra anche di aver visto, in giro nei bassanesi. Trovare un equilibrio è molto molto difficile, però chiaramente sono scelte, poi che anche queste sono scelte politiche, amministrative, e io dico, insomma, questo un po' è anche la mia filosofia, quando uno è chiamato a governare, amministrare un paese, si deve assumere le responsabilità delle scelte che fa e poi giustificarle di fronte ai cittadini. Gilberto, non tutti i comuni si trovano, tu fortunatamente in qualche maniera lo chiudi, ma mi viene la domanda da fare, se non hai soldi da pagare le imprese che hanno fatto dei lavori? Sì, ma infatti si dice, quello che ha detto appunto l'onorevole Lazzarini è corretto, no? Ha spiegato quelle che sono le spese che si fanno in conto corrente e in spese correnti e quello che è il conto capitale. Soltanto che ci sono, la differenza è proprio questa, che ci sono entrate certe e entrate incerte, nel senso che non sono certe fino a quanto tu incassi. Tu metti in vendita, io capisco la provocazione del sindaco di Bassano, al di là non sto qui a discutere il valore affettivo del palazzo, oltretutto la legge, il patto sociale ci spinge a vendere i beni comunali, altrimenti non ce la fai andare avanti. Soltanto sì, il bilancio, dobbiamo redigere il piano delle alienazioni, sì, quindi dobbiamo mettere tutta una serie, poi vendiamo o non vendiamo, che è molto interessante questo passaggio. Però noi nel bilancio che dobbiamo approvare, appunto, che è il bilancio appunto di previsione, certo, dobbiamo fare l'elenco, questo per legge, dei beni alienabili. Quelli che sono in pole position. Possibilmente alienabili. Cioè. Poi il comune può decidere di alienarli perché ne ha bisogno, fare a meno di alienarli. Arriva, però tutti per legge. Un capitale per il momento fittizio dice: quali sono i beni comunali che tu puoi vendere? Fammi un elenco. Perché nel momento che lo decidi, se hai fatto l'elenco, lo puoi fare, altrimenti non li puoi vendere. E questo è pacifico. Ma tu capisci che le risorse di quei beni là sono ipotesi. In un mercato difficilissimo, stiamo parlando di vendere un palazzo che molto probabilmente farà fatica a trovare l'acquirente in quei tempi che corrono, lottizzazioni che sono sempre meno e quelle che mai sono in programma non partiranno, sicché quelle sono le entrate ipotetiche, cioè ci facciamo la risatina sui conti, ma non li abbiamo in mano. Però come si potrebbe interpretare, se sono dei beni hanno un valore, si può interagire con i privati o con le banche che possono dare dei crediti a valore di qualcosa di solido. Una volta si faceva così, insomma. Sì, oppure c'è anche un'altra via. Proviamo a trovare delle soluzioni, siamo qua per giocare un po', insomma. Sì, un'altra via che è quella di ragionare anche sul ruolo che hanno gli enti locali. Fino agli anni 80, per esempio, i comuni non gestivano la cultura. È stato Nicolini, il famoso assessore Nicolini di Roma, che con le estati romane ha innescato il meccanismo per cui poi tutti i comuni hanno cominciato a fare cultura. Una volta i servizi sociali erano esclusivamente per coloro che avevano bisogno, c'erano le case di riposo e qualche indigente che era scritto su un libro, si pagavano le spese ospedaliere, eccetera, basta. Poi il concetto di servizi sociali si è allargato a dismisura, per cui i comuni, per esempio, gli enti pubblici organizzano i soggiorni climatici, organizzano i corsi di ballo, organizzano i corsi di lingua, per carità, sono tutte cose utilissime. Però in situazioni come quelle attuali, che saranno sempre di più così, perché non è che fra 10 anni la situazione cambierà, cioè il pubblico dovrà restringersi, dovrà dimagrire sempre di più. Oppure, se vogliamo continuare così, dobbiamo però anche aumentare la tassazione, arrivare al 60, 65, 70%, come ci sono le tassazioni nei paesi del nord, della Scandinavia, eccetera, che garantiscono servizi sociali
maggiori anche dei nostri di fronte a tassazioni anche maggiori, chiaramente. Anche maggiori. E allora ecco un invito che vorrei fare a tutti noi amministratori di cominciare a ragionare anche sul fatto di o dimagrire il pubblico e quindi tenere più basse anche le tassazioni o aumentare le tassazioni in vista di una di un mantenimento o di un miglioramento dei servizi. Allora diciamo che al servizio dello Stato sono circa 3 milioni e mezzo di dipendenti, cifra più, cifra meno. Insomma, credo che sia qualcosa di imbarazzante, io devo dire la verità, perché per me imbarazza sentire questi numeri e credo che questo sarebbe già il primo passo. Poi dopo mi vengono in mente le macchine blu, a differenza di quello che dice però Dino Secco è il fatto della cultura. Bassano del Grappa è baciata perché ha veramente tante risorse culturali, diversamente un po' Rossano Veneto che ha sì due o tre siti come Rosà, insomma è che qua bisogna fare dei conti, insomma non tutte le città sono Bassano del Grappa o Roma. A proposito, usciamo dagli enti locali e passiamo allo Stato. Da uno studio europeo è emerso che l'Italia per la giustizia, dove si sentono lacrime, sangue, discorsi che mancano i fondi, che i processi sono bloccati, eccetera, eccetera. L'Italia spende il 30% in più rispetto alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, che hanno un numero superiore di abitanti, con un calcolo di 800 milioni di euro che non si sa bene come siano spesi. E i processi durano 10 anni, se tutto va bene. Anche questo qua fa parte... Facciamo un patto di stabilità dove il patto è tra sostanzialmente coloro come voi che ci mettono la faccia con i cittadini, ma ci andrebbe anche un patto tra veri politici che mettono la faccia e che poi dopo insomma vadano là e insomma dicono questo lo dobbiamo fare per il bene della nazione, perché come si ritornava 3 milioni e passa di stipendiati pubblici sono molti, onorevole. Ma non c'è dubbio che la dieta dimagrante la devono far tutti, in primis lo Stato, cioè dai politici, nel senso si sta lavorando sulla riforma di riduzione quindi dei parlamentari, perché effettivamente, cioè io sono a Roma, quando sono arrivata per la prima volta, insomma siamo troppi, cioè adesso è inutile che ci nascondiamo, siamo troppi, cioè non, per carità, tradizione, però ma è chiaro che si deve arrivare, però no, si deve anche arrivare proprio al Senato federale, perché poi essendo anche le due Camere distinte, pensiamo ai tempi, cioè la legge che prima viene approvata da una parte, poi deve passare dall'altra parte, se l'altra parte modifica, ritorna dall'altra parte, intanto passano i tempi, perché un altro problema che blocca effettivamente crea problemi al volano dell'economia ai comuni è questa burocrazia che effettivamente oggi abbiamo i soldi, dobbiamo spenderli oggi dobbiamo avere la possibilità di pagare i fornitori, non possiamo aspettare che poi la normativa permetta o non permetta, quindi la cura dimagrante va fatta nel campo dei politici, quindi per quanto riguarda gli organi, gli operai non si ma anche per quanto riguarda le strutture effettivamente, certo. Ci sono strutture che sono lì appunto ormai per tradizione, però insomma devono subire una riduzione, cioè il sacrificio deve essere osservato, un sacrificio totale per tutti, se i sindaci e i comuni fanno un sacrificio perché sono costretti, a maggior ragione il buon esempio lo devono dare i piani più alti, su questo non c'è dubbio insomma. Bisognerebbe aprire un capitolo sul volontariato, prima nell'ultima intervista la signora che sapeva un po' del... No, diceva però una cosa l'ha detta che è vera, grazie al volontariato, il Veneto per dire la verità nel volontariato si sa distinguere nel mondo e quindi questo va detto e va un plauso. Nicola, anche il volontariato per questo patto di stabilità, anche il volontariato sta pagando un prezzo altissimo, perché non siamo più in grado di garantire almeno quel minimo di aiuto che si dà al volontariato, praticamente, che serve, che se non ci fosse nelle nostre realtà saremmo veramente in mezzo a un mare di guai, per fortuna c'è. Vallo a dire agli alluvionati, guarda caso non riusciamo nemmeno più a sostenere quello. Ecco, questo è grave, ecco perché dico che c'è qualcosa nel meccanismo che dovrebbe andare visto. Oppure, non so, Tremonti si è deciso di dire quanti sindaci e quante menzioni devono andare sull'altare del sacrificio, allora ce lo dicono, no? E così sappiamo che questo è il prezzo che si deve pagare per rimanere all'interno di un patto a livello europeo. E questo mi sta bene. Ma così, ripeto, questa ossatura di comuni, torno a dire 5.000-15.000 abitanti,
che sono quelli che stanno inventando di tutto, perché abbiamo parlato prima del palazzo, capisco Bassano che c'è un valore effettivo, ma il mio paese è un paese più piccolo, anch'io ho messo in vendita un palazzo e prego Dio che appunto che non venga venduto, perché se prendo i soldi non so che giro fanno all'interno del patto di stabilità, non lo metto in vendita per soldi, faccio una perequazione, perché mi sembra che la perequazione riesco a rimanere fuori da quello che è il circolo vizioso del denaro contante in mano. Infatti sto facendo un bando, qualcuno dice finanza creativa, no, necessità, perché ci stiamo inventando di tutti, stiamo lavorando, ci stiamo inventando di tutto, che dico, io ho un palazzo, Palazzo Sebelin, che sul discorso affettivo c'è, perché il Palazzo Sebelin è il palazzo del padrone di Rossano Veneto, era il padrone di Rossano, va in vendita, va venduto, tanto per dire, va venduto e sono convinto che nelle mani del privato è più valorizzato che nelle mani di una pubblica amministrazione che non può nemmeno intervenire sul tetto che sta crollando, tanto per dire. Quindi domani avrai un manufatto che non vale niente. Tu, c'è qualcuno che ti interessa, guarda, siccome io voglio quell'opera pubblica là, è un palazzo da vendere, io ti do il mio palazzo, tu mi fai quella cosa lì. Con questo sistema dovrei essere fuori da quello che è il conteggio del patto di stabilità. La perequazione, ti do una cosa e io... E tu beh, credo che comunque sulle vendite onorevoli il patto di stabilità non ci metta il becco, sulle vendite alienabili dei comuni. Eh no, ma poi le vendite cioè, rientrano comunque su quelli che sono i saldi finali. Quindi cioè, tutto rientra, quindi non è che uno vende poi 200.000, 300.000, 500.000... Fanno parte di una ricchezza. Un milione di euro ce l'ha e dice, bene... Ho un milione di euro, faccio la scuola nuova, no? Non è possibile. Quindi bisogna fare uno scambio come perché una volta. Perché poi cosa succede? Succede che poi abbiamo il milione di euro, facciamo la scuola, facciamo la progettazione, abbiamo la ditta che viene lì e inizia i lavori e poi siccome abbiamo già esaurito quanto possiamo spendere per non andare fuori dal patto stabilità, dobbiamo bloccare i saldi per pagare la ditta. Spontanea credo che venga anche. Quindi poi, no, ma la domanda che mi viene spontanea è un circolo un po' vizioso. E che verrà anche te rispettatore, ma quando si potranno spendere questi soldi? Questi soldi si possono spendere quando probabilmente ci saranno parametri un po' più larghi e quindi permetteranno di avere un margine maggiore di spesa. E quindi non è si che riusciranno... poi questi soldi andranno a beneficiare coloro che hanno i lettini a 300 euro e quindi dobbiamo spalmare i nostri... Beh, sarebbe veramente scandaloso. No, ma questi soldi se sono in casse dei comuni rimangono in casse... Purtroppo rimangono nelle casse dei comuni lì e facciamo poi paperone e paperone, ce li guardiamo prima di andare a letto. E non servono a niente. Questa è un po' la tristezza, insomma, sì. Di questa cosa. È molto triste. Infatti, nella pagina conclusiva di una relazione sul patto di stabilità parla di una certa tristezza di questo patto. Prima dicevi, Dino, un processo culturale. Ma alla fine si fa fatica a mettere il pranzo con la cena se non sappiamo dove andare a parare la cultura. La cultura può anche arrivare da questo messaggio che dava Gilberto Trevisan, che i cittadini, le persone capissero di più quello che ci sta capitando. Ma la cultura deve essere altresì un vostro dovere da poter spiegare di più e in maniera migliore ai cittadini, perché poi dopo alla fine... Ce la contiamo, siamo lontani, la politica è lontana dai cittadini, dai giovani, ma credo che l'onorevole Lanzarin sia uno dei pochi casi di ragazze giovani che con impegno e impeto si mette in discussione. Tanti stanno a bevere in piazza, nei bar, a narcotizzarsi di alcolici e la vedo dura, cioè la vedo dura la scommessa. Ma tecnicamente penso che anche tanti consiglieri comunali non sappiano di preciso cos'è il patto di stabilità, anche perché il patto di stabilità... Mi piace che i due sindaci sono lei che... No, ma... No. No, no, perché veramente sta dicendo una verità, certo. Ma non perché non hanno voglia di saperlo, allora, perché è difficile che lo capiscono. Nel e vabbè, che insomma, molto. Un'oretta della propria vita la spendono come ho fatto io, insomma, leggano. È un'operazione tecnica questa qui, cioè è il ragioniere capo di un comune o di una provincia. Sì, ma l'assessore non gliel'abbiamo chiesto noi di andare a mettersi in lista. Se è votato un minimo di preparazione. No, ma cioè adesso ognuno ha il suo ruolo, perché il ruolo anche politico è leggermente diverso dal ruolo tecnico. Tra l'altro con una conseguenza che investe anche l'amministratore, perché una delle conseguenze, se un comune sfora il patto di stabilità, a parte che l'anno dopo lo Stato lì abbassa del 40% i contributi, ma per esempio la provincia di Vicenza, che non riceve soldi dallo Stato,
del 40% potrebbe dire beh, a me non interessa niente perché non prendo niente. Esatto. E allora hanno introdotto un'altra norma, che quegli amministratori lì non possono più candidarsi. La volta successiva sì. Non possono cioè, più sono stati bravi però non, fate, non troppo. Basta, non si, andate fuori dalle scale. Onorevole. Dopo mi consente sì. Un esempio pratico. Sì, no, ma vorrei che fossi illuminato da quello che è Roma, insomma, questo è veramente uno scandalo. Quello che dice Dino Secco è vero, l'ho visto anche io, non si possono candidare perché sono stati troppo bravi. Ma dove andiamo? No, perché non sono è una contraddizione. No, ma questi sono gli eccessi, nel senso di un tentativo di cercare di contenere la spesa pubblica, di dare un freno al debito. Non mandi via quelli bravi. No, ma sono d'accordo, di cercare di mettere un po' in riga sto paese che però in riga non è, cioè nel senso noi ma sicuramente non siamo via i bravi, voglio dire. No, ma noi sicuramente siamo un esempio virtuoso. Non è così dall'altra parte, poi quando però, questo ce lo dobbiamo dire, che in Parlamento siamo appunto, sappiamo come sono le rappresentanze, quindi si formano le lobby per cercare di garantire un sistema centralista, un sistema appunto di comunque assistenzialismo, non più come una volta, però comunque eccetera, si fa difficile poi far capire. Adesso anche la questione politica che si è posta con anche quello che ha fatto Fini ultimamente, cioè ha un suo principio, nel senso che lui sta difendendo determinati interessi, che sono gli interessi a chi vuole che il paese rimanga nella situazione che è. E così non andiamo da nessuna parte, però, insomma. Sì, certo, poi dopo ci lamentiamo che la gente si stacca dalla politica, se però poi dopo i messaggi mediatici, ma non soltanto di noi giornali, noi ragionati raccogliamo un po' quello che c'è nella corte, però insomma alloggi a Monte Carlo, catamarani parcheggiati, c'è cose veramente che vere o non vere non ci riguarda, io non sono Sherlock Holmes, cioè non me ne frega niente di coloro che fanno, però essendo eletti da loro uno vorrebbe un atteggiamento diverso. Io sono la prima che dice che quando uno assume un ruolo pubblico, che sia l'assessore, il sindaco, il presidente di provincia, di regione, il parlamentare, cioè sa che nel momento in cui assume un ruolo pubblico deve avere anche un determinato comportamento, deve rispondere poi ai suoi cittadini, ma non solo perché la prossima volta i tuoi cittadini non ti votano e ti possono lasciare a casa, ma perché deve essere così, insomma ci deve essere una moralità e quindi è chiaro che uno che ha un ruolo pubblico ha una figura diversa, quindi deve sottostare a determinate, chiamiamole regole, chiamiamola come vogliamo, però è così. Poi che però in questo paese purtroppo, e dico purtroppo, ci sia l'accanimento nel trovare appunto la questione privata, la cosa che fa gossip piuttosto che andare effettivamente a vedere cos'è sto patto di stabilità, come funziona la macchina amministrativa, quali sono le incombenze per i comuni eccetera, è un po' un male di questo paese. Ma è un male, non solo secondo mai. Me dei giornalisti e quindi la parte dei giornalisti che fanno questo tipo di giornalismo. Io dico che è un male anche perché poi vediamo che le trasmissioni televisive cioè, hanno gli audience maggiori, hanno quelli che si occupano di queste cose, quelle che continuano a occuparsi dell'omicidio di Avetrana piuttosto che di altre cose, insomma che c'è anche un po' da parte della gente a volte insomma un attaccamento morboso. Sì, che è questo qui e quindi anche qua pian pianino mi auguro che anche da un punto di vista appunto culturale, perché è tutto un passaggio culturale, ci sia anche, capisco che non è semplice e facile parlare una sera di patto di stabilità piuttosto che di finanziaria, piuttosto che della privatizzazione dell'acqua, dell'in-house oppure di questioni che comunque ci toccano da vicino, però chiaramente dovremmo farlo, altrimenti non siamo dentro. A me sbalordisce non possiamo un poi. Po' Manuela Lanzarini, perché di solito, sai, da coloro che sono della Lega vanno avanti un po' a slogan, non se la prenda, ci mancherebbe. No, ma... Però molti non sanno, cioè, le lo dico in maniera franca, nel senso, mi stupisce la sua pacatezza e la sua, veramente, cultura. E io apprezzo. Apprezzo anche il fatto, Dino Secco, che la provincia è più concorrenziale rispetto ai comuni o dovrebbe essere più vicina ai comuni? Oggi come oggi io parlo, Cioè, nel senso che forse la voce della provincia può essere una voce importante in termini anche, diciamo così, di autorevolezza nei confronti della regione e poi della regione nei confronti dello Stato. Beh, la provincia ha dei compiti di programmazione e di coordinamento nei riguardi dei comuni. E programmazione soprattutto per quanto riguarda
il territorio, l'urbanistica, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda il turismo, e poi un coordinamento generale per altre faccende. Diciamo che la provincia paga un rapporto con la regione e anche diciamo con i comuni, perché faccio due, sempre con gli esempi si capiscono di più le cose. Allora, la regione a un certo punto dice: beh, l'urbanistica, la gestione dei piani regolatori la do ai comuni. I comuni la do alle province. Le province dovevano approvare i piani regolatori dei comuni. I comuni sono stati i primi che hanno detto alla regione: no, no, tieni tu l'approvazione dei piani regolatori. Questo perché? Perché i comuni nel Veneto sono 540, mi sembra 542, la regione è una, se deve approvare tutti i piani non c'è un controllo nei piani molto specifico, cosa che può essere fatta dalla provincia che ne ha, per esempio la provincia di Vicenza, certo. 100, 121. E quindi da parte dei comuni c'è sempre anche una visione della provincia in certi casi un po' particolare. E lo stesso è da parte della regione. Adesso con Zaia c'è un atteggiamento diverso nei riguardi delle province, ma per esempio con le amministrazioni precedenti la provincia era vista un po' come un ente da sopprimere, per cui sono state inventate le IPA, che sono le intese programmatiche d'area, sono stati inventati gli ambiti, gli ATO, tutta una serie di altre cose che sono doppioni della provincia. Allora, il ruolo della provincia cos'è? Deve recuperare un consenso maggiore nei riguardi dei comuni. Ecco, io ho detto anche al presidente Snack che dobbiamo fare un'azione forte di convincimento dei comuni che la provincia è al loro fianco, non solamente quando ci sono le necessità o ci sono i bisogni, certo, o ci sono le deleghe, ma anche in altri momenti, e quindi il rapporto con i comuni deve essere estremamente corretto. Bene, tra poco daremo l'altra trancia di pubblicità, un altro minutino. Sì. È importante quello che ha detto Dino Secco, nel senso che anche i comuni in qualche maniera, se si dovessero poi interagire tutte queste sinergie, potrebbero avere un referente maggiore rispetto, un unico referente nei riguardi della regione, perché sono... Facciamo tutti come il sindaco di Firenze, che è andato lui a parlare direttamente con Berlusconi, e credo che sia stato qualcosa di squallido, sinceramente, perché se tutti facessero così, addio. Vabbè, ho capito, però voglio dire, insomma, vabbè che uno dà soldi a tutti, che siamo in questa polemica o pure in questo gossip. Credo che non sia la maniera più corretta di andare dalle istituzioni. Le istituzioni devono avere i loro ambiti, e nei loro ambiti da lì poter fare le cose. Quindi quando dice Dino Secco che la provincia si deve riappropriare dell'autorevolezza, credo che questo sia sintomatico. Anche... Sì, questo lo posso anche concordare, anche perché io mi aspetto che una provincia che ha 121 comuni, naturalmente sono i figli della provincia e i comuni si aspettano la difesa della provincia nei confronti del comune. No? E tanto per tornare, scusami se ti porto un attimo là, perché... quando ho qualcosa da dire, ecco, anche per la provincia, visto che sono qui, no, grazie a, o bianco o nero, si intitola questo. Bisognerebbe arrivare. Perfetto, mi piace, vedi, o bianco o nero, non c'è la via di mezzo. No. Quando dico che il Presidente ha parlato che anche tanti consiglieri dovrebbero sapere come funzionano le cose sul patto di stabilità, concordo, perché allora faccio il mio piccolo esempio, che non è altro che la tragedia di tanti comuni come il mio, e naturalmente le stesse cose che può vivere anche il comune di Rosano. Io arrivo da un 2007 che ero fuori patto per quell'effetto che il Presidente praticamente ha spiegato prima, no? Abbiamo pagato, come che ha pagato la provincia. C'era un Presidente al primo momento che dice: ho fatto lavori per 92 milioni di euro, mi danno la possibilità di pagarne solo 12, ne ho 80 praticamente che non pago. Vuol dire che con 80 milioni di euro lascio a casa un sacco di aziende che hanno lavorato per la provincia del Piemonte, tanto come funziona. Tornando a Rossano, nel mio paese, tanto perché si sappia, e ne approfitto perché la gente lo capisca, io arrivo a fare il sindaco dopo 5 mesi di commissariamento, con 2007 fuori patto di stabilità. Ho avuto anch'io i miei geni, per l'amor di Dio. Ecco, torno in 7 mesi, rispettando le regole del patto di stabilità, io riporto il comune, io non sto cercando il bravo, voglio soltanto che si capisca. Ecco, la mia amministrazione porta il comune all'interno delle famigerate regole del patto di stabilità.
chiudiamo il 2008 che siamo a posto, da un 2007 fuori patto. Non ti dico i sacrifici, non ha importanza perché abbiamo fatto dei morti. Ti dico che a 15 giorni del mio primo mandato l'impresa che lavorava, che mi ha chiesto soldi, mi ha detto avanzo 560.000 euro. Va bene, non te li posso dare. Come non mi dà? Quando mi dai? Nel 2009. Cioè, sono tragedie queste qua, per chi ha lavorato, non stiamo mica scherzando. Cioè vuol dire un lavoro pubblico appaltato, coperto, eccetera, che col commissario non ha mai chiesto niente. Qualche mese prima non ha chiesto niente, avanzava 560.000. Io ho detto, caro Fiore, spero che tu abbia soldi tuoi, perché se hai usato soldi di banca tu stai fallendo. Io gli ho detto chiaro tondo. Comunque, il 2009 l'abbiamo rispettato, abbiamo usato il 2010, adesso non cerco il bravo, pensavo che qualcuno si accorgesse che c'è stato un lavoro fatto per andare verso le regole, no? Mi aspettavo appunto che non ci fosse questa mannaia che arriva sulla testa. Come regalino di fine anno, 168.000 euro di trasferimenti in meno, visto che siamo stati brevini, no? E in più un miglioramento che in prima battuta arrivava a 1.600.000 euro. La situazione in proporzione è diversa, perché Rosà ha un 300.000 euro di trasferimenti in meno, voglio dire, è un comune più grande del mio, ma siamo tutti quanti là, voglio dire, no. A un certo punto è quando che si dice comuni virtuosi e comuni no. Io ho un dipendente ogni quasi 280-290 abitanti, ma sappiamo benissimo che ci sono comuni che hanno dipendenti ogni 30 abitanti. Allora io non posso sentirmi trattato come loro. Io non posso accettare che il Comune di Roma non sia tenuto a rispettare il patto di stabilità. E i parlamentari l'hanno votato questo, Comune di Roma esclude il patto di stabilità. Io non posso accettare, come ho sentito stamattina, che l'intera Sicilia è fuori dal patto di stabilità perché tanto è una regione autonoma. Non lo accetto, e tante altre città. Non posso nemmeno accettare che l'ANCI Veneto proponga un 92 all'interno del milleproroghe che va a agevolare una città come Brescia. Cioè queste cose, voi capite che la mia dignità come comune di 8.000 abitanti io ce la voglio avere, perché le stesse cose che chiedono a Brescia le chiedono anche a Rossano Veneto, le chiedono a Rosale, le chiedono nei nostri comuni, solo che i nostri comuni abbiamo amministrato bene. Questo è quello che ci tengo a dire. Un minuto di pubblicità, poi le conclusioni finali, dai. Brink, negozio specializzato in cartucce e prestampanti, carte comuni e speciali, montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Brink. Siamo in Viale Venezia 73, a Bassano del Grappa. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione, per un'ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Bene amici, siamo in conclusione di quest'ora trascorsa assieme. Insomma, è volata Emanuela, no? Non ci siamo neanche accorti che siamo arrivati alla fine. Si può fare, secondo lei, le do onorevole, secondo lei, me lo lasci dire, ma si può fare una televisione anche pacata senza litigare, secondo lei? Ma sicuramente, insomma, poi dipende sempre dagli ospiti, da chi conduce, credo, quindi saper gestire quindi nella giusta direzione. Ma credo che la gente, insomma, alla fine non è che vuole la rissa, lo scoop in televisione, vuole anche insomma passare una serata ascoltando delle cose interessanti, delle cose che possono anche far capire come funziona la macchina amministrativa, ma può fare anche venire voglia a qualcuno di dire ma quando ci saranno le prossime amministrative mi propongo anch'io, mi candido anch'io, perché no, perché può essere anche un auspicio, un invito a questo. Bene, in quest'ora che abbiamo trascorso insieme, certo non abbiamo svelato tutti gli arcani e non abbiamo certo risolto i problemi di quello che è il patto di stabilità. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo, grazie a Manuela Lanzarin, grazie a voi. Sindaco di Rosà e onorevole, quindi ci rappresenta in Parlamento e noi siamo stati onorati della sua presenza, come onorati siamo di Dino Secco
sei un amico oltretutto, per cui Dino hai portato, e ti faccio i complimenti, perché alla nostra età facciamo vedere ancora che abbiamo voglia di venire qua, sai, scrivendoci le robe per non far brutta figura, e quindi credo che sia apprezzabile questo, perché vuol dire aver rispetto anche degli altri. Io con questo ti voglio fare un complimento, come un complimento voglio fare a Gilberto da Trevisan, con la sua forza, la tua voglia di far capire che comunque i sindaci, come i politici, non sono tutti ladri. Sì, Nicola, anche se qualcuno su una vetrina di partito ha scritto Trevisan ha perso la testa e chiude il comune, io sono contento che se ho perso la testa in quel modo là per far capire ai miei cittadini cos'è il patto di stabilità, magari voglio perdere anche domani mattina. Guarda, c'è stato uno che ha risposto, per me è una festa, quindi chiudiamola in festa, vi aspetto alla prossima settimana, allo stesso orario, con Reti Unificate, e soprattutto parleremo chiaramente con i familiari vittime della strada, quindi parleremo anche un po' dei giovani che anziché impegnarsi su quelli che sono i temi importanti come il patto di stabilità, perdono il loro tempo tante volte a ubriacarsi nei bar, nelle discoteche, impasticcandosi, e purtroppo tante migliaia di vittime le raccogliamo tutti i fine settimana, perché no, anche tutti i giorni. Parleremo con persone che sanno veramente molto, ci potranno aprire veramente delle finestre per poter dare il nostro contributo ad un'educazione, crediamo, più compatibile con i giorni nostri. Torniamo indietro, abbiamo buttato via tante cose, cerchiamo di tornare indietro e raccogliere quelle cose che forse una volta ci sembravano oramai deteriori, come la festa del papà. E con questo concludo, a settimana prossima. We'll be right back.